Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Violetto. Oggi, palestra di Lost Zones. La scorsa volta ho preso la cavalcatura Surf sconfiggendo Bombardier che si trovava appunto in alto sugli Appennini e lanciava palle di roccia, sembrava, ma non si sa mai perché con questi Pokémon tutto è incredibile. Ad ogni modo, la palestra di oggi sarà particolare. L'abbiamo vista dai trailer, e i trailer, insomma, in genere difficilmente mentono su quello che sarà poi l'effettivo gioco di per sé una volta finito, ma non si sa mai. Comunque sia, andiamo a cercare la palestra di Lost Zones e vediamo, insomma, di darci da fare e vincere anche questa seconda medaglia delle palestre. Con questo dovremmo essere a 5 medaglie, se non sbaglio. Ah, è semplicemente sceso senza motivo, ma comunque. Ah, no, Nemi, no, 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 Nemi. No, no, no. Allora, ti voglio bene perché ci hai raccomandato e tutto, ma non posso affrontarti ora. Nemmeno lo stessi facendo apposta solo perché voglio lottare con te. Ah, no, lo giuro, è una coincidenza. Per provarlo questa volta non lotterò con te. Anche se in realtà una lotticina ci starebbe. Senti, dimmelo chiaro e tondo. Solo etere? Ok. Buono l'etere. Per quando vai in posti fantastici. Benvenuto alla palestra di Lost Zones. Lascia che inserisca il tuo nome sul registro sfidanti. Mi chiamo Link. Sì, quanto sei bravo, ma dovevo leggi il mio nome? Lost Zones è la città dell'arte. Le opere che vengono create qui si ispirano ai temi con la natura, i fiori e le piante. Per questo siamo profondamente riconoscenti al sole che è il loro nutrimento. I Sunflora incarnano perfettamente questi due elementi, ed è da ciò che nasce la nostra tradizione di dare benvenuto ai forestieri facendo loro raccogliere Sunflora. Che bello! Quando vai alla Hawaii ti danno la corona di fiori, qua devi raccogliere tu i Sunflora. Quando ne avrai raccolti 10, portali in piazza Sunflora. Ah, e avrai superato proprio piazza Sunflora, avrai superato l'esame. Va bene, va bene. So come sono fatti le Sunflora, quindi ti ringrazio comunque. Ah, qui era. Ah, salve! La raccolta di Sunflora. Ciao, io mi prendo cura dei Sunflora locali. Sì, voglio superare l'esame della palestra. Grazie. Dicono che sono pronti. Ah, devo raccoglierli, certo. Certo che. Ma i Sunflora di notte non dormono? Guarda, vanno bene anche questi due giganti qui, così facciamo una cosa un pochino più veloce. Ma stanno veramente dormendo? No! Che è qua? Ma stanno dormendo veramente! Ma non ci credo! Ah, questo scappa però! Questo è sveglio quindi! Ma come, devo affrontarlo? Mamma mia! Non me l'aspettavo. Quindi effettivamente di notte dormono. Questa non me l'aspettavo. E ora viene con me lui, perfetto. Ah, ma chissà, forse o non tutti scappano e quindi alcuni dormono e basta. Però perché dormire se... O meglio, perché quello scappa ma quegli altri no e dormono semplicemente? Sì, va bene, non ci arriverò mai lì saltando. Siamo a 6, 7. Oh mio Dio, ma dove mi sono cacciato? Esci. Ma che cosa? Ma chi? Oh mio Dio! Mi ha preso un colpo! Ma qui dal tetto sono arrivati, dico, ma che cavolo! Che altri quelli che scappa, mannaggia a te se te becco! Un'altra lotta ci sta, dai. Let's go. Combattiamo! Bellissimo il fatto che dormo. Io sono... No, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo, però, dato che questi qui. A parte che sono rosso in faccia perché, vabbè, la camera registra come parla lei. Ma mi aspetto. Però questi scappano, quindi effettivamente alcuni scappano, ma altri no. Mi fa pensare che i Sunflora in teoria dovevano scappare. O meglio. Dovevano camminare tutti in giro per la città. Ok. So, se sei stanco,
prova a fermarti, potresti fare delle nuove scoperte. No, 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 non è vero. E beh, comunque sia, ok, fatta. Molto facile, alla fin fine, sta missione. Se non sbaglio, poi è diverso qui il posto dove andiamo a portare Sunflora da quello del trailer. È diverso, sì. Però il lag è uguale. La cosa buffa è che ho saputo che Nintendo vuole fare dei rimborsi per chi ha comprato il gioco e non... effettivamente non è. Dei rimborsi per chi l'ha preso digitale dall'eShop, intendo. Quindi vuol dire che sanno che la faccenda è grave. Purtroppo chi ci rimette non è tanto Nintendo o The Pokémon Company, ma Game Freak. Perché tutti quanti danno la colpa a Game Freak, ma ragazzi, no, non funziona così. Se non hanno tempo. Effettivamente, dal passaggio dal 2D al 3D hanno avuto problemi, quindi ancora non sono capaci magari di lavorare con il 3D. Dovrebbero assumere gente più giovane che effettivamente ha studiato e sta studiando per lavorare con le nuove tecnologie. Oppure hanno bisogno di almeno 5 anni per far uscire un gioco che vada bene. Perché questo qui è uscito in 2 anni e mezzo, neanche a team completo poi, ci lavoravano in 60, 70 persone al massimo neanche. Sono arrivato, sì, chi è? Brassius! Ganzo. Mamma mia. La frusta di Liquirizia. Ben arrivato. Il mio nome è Brassius, sono un artista specializzato in Pokémon di tipo erba. Ma il mulino non girava prima. Ho seguito il tuo esame dalla cima del mulino. Devo ammettere che hai un ottimo spirito di osservazione. Girava a caso. La forma mentis con cui hai inquadrato quei Sunflower è a dir poco avanguardista. Mi auguro che il tuo senso estetico in fatto di lotte sia altrettanto sviluppato. Ma ora basta chiacchiere. Abbiamo una composizione artistica da creare. Iniziamo subito. Un vero artista agisce appena l'ispirazione chiama. Vediamo, manda in campo Petilil! Devo catturarne uno. Ok, ho uno Stini ma non ho un Petilil. L'arte è creazione a contempo distruzione. Concentrati, ho farò di te concime per le piante. Vado in Terra Crystal subito, così vediamo chi la vince, cattivone. In teoria i miei Pokémon, o meglio, non tutti, ma perlomeno Croccomeda non dovrebbe obbedirmi. Perché effettivamente il fatto che loro ti dicono, ah guarda, puoi farti obbedire dai Pokémon che catturi a livello 25, a livello 30, eccetera. Effettivamente c'è sta cosa. È tornata, effettivamente tu i Pokémon che catturi negli altri giochi... Non era detto, ma potevi anche farli arrivare a livello 100 alla prima palestra e ti avrebbero comunque obbedito. E chi dice il contrario non ha ragione, perché io l'ho fatto e mi obbedivano. Quindi qui è tornata sta cosa ed è vera stavolta. I Pokémon che catturi selvatici possono non obbedirti, a meno che non hanno un profondo legame con l'allenatore, quindi l'amicizia in questo caso. E avendo nonostante l'amicizia al massimo con molti Pokémon... sembra che non funzioni il fatto di resistere ai colpi. Ho letto in giro che alcuni hanno portato... Quelli che hanno giocato appunto con le ROM. Non importa. Scorgo del talento, ok, grazie. Insomma, quelli che hanno già provato il gioco e stanno a livello 100 hanno detto che non esiste problema. La verità sta nell'albero. Non esiste il problema, o almeno così pare, che il tuo Pokémon resista con un PS quando riceve un colpo che lo manderebbe KO. A vigore. Su Dovuto Erba non so quanto possa essere interessante. L'arte è a volte una corsa contro il tempo. Azione, dinamismo, accelerazione, questo ci vuole! Apripista? Antipasto? Un antipasto alle erbette ci sta, dai. Sei veloce. Tu devi stare bravo, diceva un grande animatore. Straniero, ma comunque è andata bene.
Amici, le prime due palestre sono easy peasy proprio. La terza palestra, dato che questa qui è stata molto semplice, vi dico quale sarà. Garrafopoli. Garrafopoli è una palestra d'acqua e sarà la terza palestra. Viva l'avanguardia! Incazzatissimo, viva l'avanguardia! Bello però la camicia. Bello la camicia, sì. Che roba è? Seta? Raso? È una stoffa strana. Le tue tattiche trasudano estro creativo. Che fantasia di mosse, che Pokémon pittorici. Ogni aspetto è studiato nei minimi dettagli. Magari se anche tu usavi Pokémon di Paldea era meglio. Lottare con... piove. Lottare contro di te è arte allo stato puro. Se non si può definire tale, allora nulla a questo mondo è degno di essere chiamato così. Ti rivelo subito le mie conclusioni professionali. Sei promosso, non ho altro da aggiungere. A riprova di ciò ti consegno la medaglia. È bello che piova, trasuda al realismo. Naturalmente sono ben disposto anche a posare con te per lo scatto artistico celebrativo. Yeah. Ora che sei in possesso di due medaglie delle palestre, potrai catturare con agio i Pokémon fino al livello 30 e impartire i loro ordini. Un allenatore all'avanguardia come te merita persino un pezzo della mia collezione personale. Apri pista, che non è male. Pare. Ti aumenta la velocità. Ah, sono travolto dall'ispirazione. La sento, l'impellente voce delle muse. Perdonami, ma ti devo abbandonare. La mia nuova creazione mi reclama. E se hai un attimo di ispirazione durante una lotta, che fai tu? Il Pokémon combatti i Pokémon. Io intanto mi iscrivo. Dai. Fai bravo. Quindi, quelle sarebbero una G, una Y e una M? Oh, salve. Tu devi essere quell'allenatore di cui si parla tanto. Link, giusto? Nemi mi ha parlato di un nuovo allenatore da cui possiamo aspettarci grandi cose. Scusa se ti ho rivolto la parola all'improvviso, non volevo spaventarti. Il mio nome è Orazio Kanà. Sono un Super 4 della Lega Pokémon, nonché insegnante di educazione artistica all'Accademia. Allora vedi che essere un allenatore Pokémon non guadagni bene? Fa, a meno che non è volontariato più o meno. Cioè lui è Super 4 e maestro. La vita da allenatore non rende bene. Dimmi Link, per quale motivo vuoi ottenere le medaglie delle palestre e diventare campione? Me l'ha suggerito la mia amica. Tanto per. Sapete che mi piacerebbe rispondere tanto per. Facciamo i bambini bravi, voglio trovare un tesoro. Grazie per la tua risposta. Non c'è una risposta esatta. Guarda, mo spengo perché non ho salvato. Mi rifaccio il dominante e la palestra solo per dire tanto per allora. Come diciamo da queste parti, tutte le strade portano alla voragine di Paldea. Quindi è la capitale, ok. La tua amica Nemi è la più giovane campionessa della storia di Paldea. Chissà, forse anche tu racchiudi in te stesso un potenziale come il suo. Diciamo che Nemi ha 12 anni. Noi 10, ma non è mai vero, noi avremo 12 anni e Nemi 14-15, ma comunque. Diventeremo noi più giovani perché prima o poi ci tocca affrontare la Lega e diventare campioni, no? Se punti a raggiungere il rango campione, prima o poi dovrai lottare anche contro di me. Ti consiglio di impegnarti il più possibile prima di allora, così anche se perderai non avrai rimpianti. Spero di rivederti anche alle mie lezioni di educazione artistica. I Super 4 hanno dei tipi di Pokémon però che si ripetono perché noi prendiamo una medaglia dalle basi del Team Star, dalle palestre e dai dominanti e sono 18 in totale. Ed è benissimo, perfetto. Quindi i Super 4 hanno i tipi che si ripetono. Secondo me lui, essendo un artista, avrà Pokémon Folletto, credo. Allora, ogni modo, per questo video è tutto, amici, io vi ringrazio per averla seguito, mi riparo dalla pioggia qui. In descrizione trovate sempre i link utili e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nel prossimo video, come ho detto, palestra di Garrafopoli. Allora, ogni modo, ci vediamo alla prossima. Bye bye.